Ciao a tutti, quindi benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul senza tagli di Call of Duty Advanced Warfare. L'ospite speciale di oggi è... non ce n'è. Non ce n'è. Comunque, adesso non stiamo troppo a tergiversare, andiamo a fare questo Without Cat. Oh my god, we are polyglotti. Oh my god. Eccoci qua ragazzi, allora siamo qua su Riot. Io sono a mettere l'ampa perché li leggo lì per lì. Allora, intanto una prima cosa che devo dire su Call of Duty Black Ops 3, che ho provato in beta, è questo. È che in questo Call of Duty sembra di impugnare delle armi che sembrano tutti gli effetti un po' dei giocattoli più che delle armi vere. Mentre a Call of Duty Black Ops, ovviamente è un videogioco ragazzi, quindi non impugnate armi vere nemmeno lontanamente. Ma la prima impressione che tu hai di quelle armi sicuramente è un'impressione di realtà, cioè sembra davvero un'arma o che possa essere un'arma. Qui, andando verso il futuro, secondo me hanno creato delle armi che proprio non ci incastrano niente nemmeno con una simil guerra. Quindi è un altro aspetto, diciamo, che mi è piaciuto meno di questo Black Ops, di questo Call of Duty. Ecco, questa arma che cazzo è, un giochino? Sì, siamo su un videogioco. E la madò, che cos'era? Cos'è che mi ha attaccato? Sì, un'arma mi ha ucciso. Va bene. Non sei credibile. Ma com'è che la gente mi vede? Comunque, dicevo, questo è uno dei video che sto preparando per Luca. Mi rendo conto, non solo ora, perché l'avevo già detto in un video precedente, ma non so se ce la farò a fare tutti i video che dovrei fare, perché è tardi e non ho avuto tempo. Con il lavoro e comunque sia con la scarsa forse organizzazione che ancora ho nei confronti di YouTube. Cioè, sono organizzato, perché per carità ho un sacco di foglietti, un sacco di cose divertenti scritte sopra, però non sono organizzato al 100%, cioè non riesco, vedi, ad organizzarmi proprio perfettamente. Ad esempio, lunedì non è che non ce l'ho fatta a fare video, ma proprio lunedì non c'è la serie con Emerald. Quindi se trovo qualcosa che mi va di portare e che non ho potuto portare causa scarse, causa, come dire, come posso dirvelo, diciamo, causa scarsi posti liberi nella programmazione settimanale per portare un video. Ad esempio, voglio portare un video di FIFA particolare, in questo momento nella mia programmazione non c'è posto, dovrei levare qualcos'altro. In questo caso è andato via il video di Emerald. Se trovo qualcosa da portare che mi va di portare davvero, lo porto, altrimenti non porto niente contro voglia. O per occupare posto, non è che porto roba per occupare posto, non me ne frega niente, anzi, cioè, vabbè, me ne frega di voi, per carità, anzi, me ne frega tanto di voi, ma non vorrei poi portare un contenuto che non mi va di portare solo perché lunedì non c'è qualcosa. Cioè, ora magari tanti di voi dicono, ah vabbè, manco un minigames. Cioè, se portassi un minigame lunedì, non è per tappare un buco, perché mi va di portare un minigame lunedì. Trovo dei minigame divertenti da fare, li faccio, punto. I minigames sono, diciamo, il gioco, la cosa da portare più, tra virgolette, malleabile. Cioè, nel senso, ho voglio fare un video, lo faccio, non ho da aspettare nessuno, non ho da pensare a niente. Cioè, nel senso, magari la serie di Minecraft principale, dico, oggi devo fare questo, oggi devo fare quest'altro, ho da fare questo. Mentre nei minigame entro e gioco, non ho tante cose a cui pensare. Cos'è questo? Al mio WAV da 1150 punti. Pochini, pochetti. Però tipo fa da Blackbird. Vedete? Il resto lui so dov'è. Lo aggiro e mi ucciderà lo stesso. No, che meno male. Non sono ancora a questi livelli di nabbagine. Lui è lì fermo. Il nemico prende Charlie. Lo voglio accoltellare. Abbiamo perso G. Obsidian Steel. Madonna, mi ha fatto cagare addosso questo. Continuiamo con quest'arma qua. Tanto quest'arma è bellissima, però è anche più vibratissima, che c'ha una mira di merda. Cioè sbalza tutta, un botto di macello. Comunque l'obiettivo è, come al solito, il ratio 1, massimo 1,5. E vabbè, la madonna. Quando non parlo così, ragazzi, è perché sono molto concentrato. Anche se poi ho fatto una cagata pazzesca. E tu muori. Questa è la granata, è messa bene. Hit marker. Hit
marker. Io sto qui ora, dai. Prima o poi tu esci. Madonna, è uscito con lo scatto. Meno male. Mi ha visto? Madonna mia, ma che quanto è overball da una, a 32.600? E la madosca. E la madò. E vabbè. Quanto era? In 10? Porca troia. Granata lì. Ecco. Ho attaccato un pochetto male. Vabbè, sti gran cazzi. Allora. Te li muori. No, ma scusa. Lasciamo perdere. Oramai il mio compagno ha perso la speranza totale. Comunque non c'è Joseph, ragazzi, perché con il fatto di Lucca Comics per me è stato un casino incredibile organizzarmi con chiunque. Infatti devo fare video con qualcuno, quale Emerald, Zanzo, potevo chiedere a Joseph, insomma altre persone, ma non ce l'ho fatta tranne con Emerald una puntata della serie di Tekkit. Quello ce l'ho fatta perché appunto mi sono organizzato al volo, ma guarda, è stata una cosa molto difficile questa settimana. Infatti sono stanchissimo, cioè se facessi after come ho fatto per Roma e Milano ce la farei sicuramente a editare tutti i video che ho pronti per questo fine settimana, ma non ce la faccio proprio a fare after fisicamente, mi sento male tra virgolette, ma non nel senso che sto male, ma sto proprio crollando, cioè se non dormo dormo a forza, se non dormo, farla breve, cioè sto proprio crepando dal sonno e per me è una sensazione abbastanza strana che non la provo spessissimo. Comunque sia, ecco, ho riguadagnato lo WAV da 2000 punti, non perché ho fatto serie, mi sa che i punti di quelli mi rimangono, non so perché. Voi lo sapete sicuramente perché, bastardi, ditemelo. Approvvigionamento in campo. Allora, lo prendo. È stato preso prima o poi. Aspetta che dietro c'è un altro. Dai, rimani lì. Bombardamento alleato imminente. In mano nemica. No, muori la granata, muori. È possibile che le granate non facciano niente? Penso di aver mai ucciso nulla in questo gioco di granata. E la madonna, mi bombardano anche i compagni, ma cosa è diventato? Ehi. Ah, MP40. Oh. Ma un'arma di COD 5, ragazzi, questa. Come si fa ad avere? Voglio anch'io. Oh my god. Ma la voglio a mani basse anche. Cavolo. Mi sembra essere tornato indietro nel tempo. No, figata pazzesca. Cioè, quelle erano delle mie armi preferite insieme al PPSH di COD 5. Il primo COD a cui il vostro caro Sbucci ha giocato. Il primissimo COD. Cioè, ho giocato dopo a COD 4, il primo a COD 5 io. Sì, sono AHAB, faccio le cose al contrario, lo so. Però, non so perché. Perché prima non avevo la PlayStation, ecco perché. Comunque, boia. Throwback to the old back memories. Ma che cazzo stai dicendo, Sbucci? Non lo so. Oi, madonna. Un cecchino infallibile. Ha fatto cagare addosso. Un cecchino infallibile. Allora, alla stanno conquistando, quindi se mi metto qui adesso, in teoria. Sei stronzo. Mi uccidi anche col PPS PP, porca puttana. Che cazzo sia? Questo l'ho proprio guardato. Come dire, vabbè, ammazzami. Però non ce l'ha fatta lo stesso perché sono troppo pro. Tiriamo una granata lì. Guardiamo un po' chi c'è. Che non c'è cazzo nessuno. Continuiamo di qua. C'è uno qua giù, c'è. Eccolo. Gli metto il PP. Porca troia, no. Non ce l'hai te. Ok. Queste giocate, ragazzi, stanno giocate di fino sono. Porca vacca. Cioè, vedete un pro all'opera. Ok. Ok, c'è anche lui da segnare sul tabellino delle agnignignignie. Charlie sotto controllo. Lui che ci faccia lì dietro? Poi ho fatto un silenzio incredibile, ragazzi, mi spiace. Sono concentratissimo perché su Black Ops parlavo, cioè ce la facevo a parlare e giocare insieme, ma qui per fare la TO1, minchia, mi serve l'aiuto del Padre Eterno, mi serve. Una cosa allucinante. Vestibile che non lo chiedo spesso, il del Padre Eterno. Ve lo assicuro.
e conquista anche la posizione, nonna, i Boy Scout. Perché su MV2 era nata la moda di chiamare quelli che conquistavano le bandiere i Boy Scout. Che se, era un nome molto, diciamo, pensato bene. Oh, sì, cioè. Oh no, come funziona questo? Ho tirato così, ecco, sicuro, ci muoio sicuro. Ci muoio sicuro. No, ok, forse no. Farò una kill, almeno una. Sono morto? Ho una kill almeno, una l'ho fatta. Meno male. Non minchia, era un po'. Proprio una di. Una disdetta! Ma dove si va? Oh mamma. Oh mamma, vediamo un po'. Qualche respawn qui c'è? Qualcuno che è rinato qua per fare la final kill cam? La voglio fare la final kill cam, la voglio fare la final kill cam. Prendiamola, prendiamola, non ci si fa. Lo so. Ah, frate, che ci posso fare? Ho mantenuto la T1. Spero di sì, mi sembra di sì, comunque sia. Però controlliamo la final kill cam. Vediamola un po' con questo. Con quest'arma di merda. Ok, ho fatto quasi ratio 2. Quindi in culo a tutti, tutti prestigiati. Io l'unico ho le stelline da deficiente. Però forse vai 40, forse di senza tagli sono arrivato al 40. Comunque, non me ne frega niente, datemi un pacchettino da aprire almeno. Ok, abbiamo il pacchettino, apriamolo. Ricordatevi, il pacchettino lo apro per farmi dire se trovo qualcosa di forte. Vabbè, questo no, un'arma KF5 Spanner. Sinceramente, i primi 5 colpi infliggono danni maggiori, quindi se lo prendo i primi 5 lui è di gatto in pratica. Quindi ragazzi, questo era il mio senza tagli in culo a tutti. L'obiettivo era la T1, abbiamo fatto la T2 quasi. Ricordo che l'obiettivo per Black Ops 3 sarà un pochino più alto, magari, visto che mi pareva di riuscire a giocare meglio. Spero che questo video sia piaciuto. Vi ricordo che comunque è un senza tagli, quindi è fatto apposta per vedere lo youtuber nel suo habitat naturale, senza che lui possa tagliare. Infatti avete visto, mi sono impappinato, ma appunto l'avete visto. Mentre il backstage di solito è che tutti si impappinano e poi tagliano. Nel senza tagli voglio limitare questa parte a l'outro e l'intro. Quindi ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, a condividere il video, a spammarlo ai vostri amici su Facebook. Commentate con un commento positivo o negativo, come cavolo vi pare. Iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto. I miei social sono qua in descrizione. Noi ci vediamo domani con un nuovo video alle 15. Per oggi è tutto. Ciao Nini.